Germania è un partner importantissimo per la Lombardia e per l'Italia e quindi questo viaggio, questi incontri sono fondamentali per Expo. Ho presentato ai colleghi tedeschi anche le nostre iniziative sulla lotta alla contraffazione alimentare e un punto fondamentale del nostro programma coerente con Expo per ottenere il consenso del maggior numero di paesi possibile e anche qui in Germania una tappa importante. Pensa alla Lombardia, pensa al capannone, è vero, al Schubrambilla, ma non è solo questo, la Lombardia è anche tra le prime regioni agricole d'Europa, quindi il tema di Expo, nutrire il pianeta, è proprio congeniale alla vocazione della regione. Vogliamo intensificare e investire molto sull'educazione alimentare. Nutrire il pianeta non vuol dire solo dar da mangiare a chi non ce l'ha, la fame nel mondo, ma anche far mangiare meglio chi mangia male, che vuol dire minori spese di welfare e educazione alimentare. Sono tutti temi che la Lombardia sente come propri e quindi da qui l'impegno mio nel World Expo Tour per presentare Expo, Milano e la Lombardia. E voglio che Expo sia non solo una grande festa nei 6 mesi, ma anche abbia ricadute economiche importanti, in particolare sulla Lombardia, negli anni a seguire. Un investimento che quindi deve portare risultati di questo tipo sul turismo e non solo. La Lombardia è ricca di bellezze turistiche, di bellezze culturali, è ricca di tante cose buone da mangiare. Vogliamo che chi viene durante Expo si innamori della Lombardia e torni negli anni a seguire. La presentazione oggi qui serve anche per ottenere l'assenso, l'accordo della Germania sul tema a noi molto caro che è la lotta alla contraffazione alimentare. Un danno grave per l'industria agroalimentare italiana e un rischio grave per la salute. Sì, questo è il mercato più complicato rispetto agli altri che hanno preceduto questa visita. La Germania da sempre appartiene dal punto di vista della filosofia pura del mercato a quella parte di paesi del nord Europa che si sono sempre sostanzialmente opposti alla individuazione precisa dei prodotti alimentari, all'etichettatura, alla tracciabilità. Oggi però troviamo una sensibilità diversa, hanno capito che con ogni probabilità la nostra necessità è una necessità del mercato europeo, cioè il rilancio e la tutela dei nostri prodotti potrebbe far bene a tutta l'economia europea, quindi è evidente che guardano questo progetto con interesse, lo stanno analizzando, io credo che nei prossimi giorni avremo qualche riscontro positivo. Si è parlato della nostra capacità di poter fare una vera e propria rete turistica nell'ambito delle manifestazioni per Expo e del fatto che la Germania guarda con attenzione e con interesse a questo tipo di evoluzione. Sono interessati a un turismo rurale, ci hanno chiesto di spingere sulla piccola accoglienza, non sono interessati ai grandi alberghi ovviamente, hanno un tipo di turisti che cercano il nostro turismo rurale e noi siamo pronti, noi abbiamo oltre 1500 agriturismo, abbiamo parlato del nostro sistema lombardo e abbiamo trovato grande interesse in questo.